troviamo oggi in Abruzzo, di fronte alla Basilica Cattedrale di Atri, città affacciata sul mare Adriatico. Dedicata a Santa Maria Assunta, è inserita in un tessuto urbano tipicamente medievale ed è posta lungo la direttrice principale dello sviluppo della città. Opera di Raimondo di Poggio e Rainaldo d'Atri, venne iniziata a costruire nel 1260, in sostituzione di una preesistente chiesa romanica. L'interno della chiesa è a tre navate, uguali le altezze delle due laterali, maggiore la centrale. Le colonne medievali hanno splendidi capitelli realizzati nel corso del 200. Il possente campanile alto quasi 55 metri, pregevole esempio di architettura romanica, è a pianta quadrata, poggiante su di un solido basamento di età romana. La sua costruzione iniziò nel 1252 e venne completata in un primo momento nel 1305, fino all'altezza della cella campanaria. Successivamente venne aggiunto l'ottagono superiore da Antonio da Lodi nel 1502. Campanario, suddiviso in due livelli, vi sono ben sette campane di differenti fonditori ed epoche. Nella parte alta della cella abbiamo le tre campane minori. La quinta e la sesta sono opera dei Marinelli, rifusioni del 1953. La settima campana, invece, è addirittura una Cavadini del 1884. Scendendo al primo piano della cella campanaria troviamo invece quattro campanoni, tutti misurano più di 1,20 m di diametro, di cui terza e quarta e prima sono rifusioni Marinelli del 1953, rifusioni di vecchie precedenti campane comprese tra il 600 e il 700. Mentre la seconda è l'unica originale, probabilmente di un vecchio concerto, fusa da un fonditore di Ancona nel 1622. Queste differenti fusioni spiegano il perché questo concerto è intonato in modo molto particolare e non perfettamente in scala.